Siamo con i due marescialli dei Carabinieri, Sebastiano Sanna, comandante interinale della stazione di La Maddalena, ed il comandante Massimo Petrone, comandante della motovedetta 700. 707. Ecco, è da poco terminata la riunione molto importante che appunto hanno sostenuto i due per quanto riguarda sia la legalità ma anche i furti. E la gente è rimasta, diremo di, entusiasta, anche perché avete spiegato per filo e per segno quello che eventualmente deve fare la gente in queste occasioni, maresciallo. Sì, più che altro era un incontro con la popolazione maddalenina, visti i recenti casi di furti, sia in abitazione, anche abbastanza importanti, nonché grossi furti che abbiamo avuto nei negozi del centro storico. Stiamo parlando della via Garibaldi, praticamente la via principale di Maddalena, che grazie a dei piccoli accorgimenti siamo riusciti fortunatamente a identificare i responsabili di questo reato. Detto questo, la gente ha recepito questo nostro interessamento sulla microcriminalità, perché di quello si tratta, quindi si tratta di vedere com'è che si può fare sia prevenzione che anche repressione con dei piccoli accorgimenti. La gente è sembrata abbastanza soddisfatta. No, la gente ha chiesto più che altro come deve prevenire, cosa deve fare eventualmente per evitare i furti. Ecco. La prevenzione è molto semplice. Per quanto riguarda il centro storico, sarebbe auspicabile un sistema di telecamere che a noi forze dell'ordine aiuta tantissimo nella repressione. Infatti gli ultimi casi di furti li abbiamo risolti in questo caso qua. Per quanto riguarda le truffe, lì è tutta una serie di cose che abbiamo spiegato: non aprire la porta ad estranei, porre in essere una serie di attenzioni in modo tale che chi arriva in casa sappia che c'è una certa resistenza a questo genere. Comandante Petrone, lei sì, carabiniere, però ha un altro indirizzo, cioè sulla motovedetta. Sì, i carabinieri non sono solo sulla strada, i carabinieri sono anche a mare. Sì. Questo è stato un incontro importante, soprattutto per rinnovare la sinergia con il cittadino. Cioè, il cittadino non deve vedere sempre il carabiniere come così la persona che lo può sanzionare, perché questo era questo fondamentalmente l'incipit e il momento teleologico di questo incontro, cioè rinnovare questa sinergia con il cittadino, questo rapporto, oserei dire, quasi simbiontico, e soprattutto ricordare che i carabinieri sono non operano solamente sulla terraferma ma anche a mare, e mi riferisco soprattutto al fatto che Maddalena, questo splendido posto per l'arcipelago, deve essere tutelato, per cui noi apprezzeremo tutte le persone che vorranno comunque farci venire, non chiamiamole delle azioni, ma delle segnalazioni per tutelare questo splendido posto, questo splendido paradiso che noi viviamo, che noi respiriamo tutti i giorni. Ecco, che cosa avete potuto intuire o capire dalla gente? Le domande che faceva appunto, qual è stato il momento più classico via delle ma domande? C'è un po' di circospezione, c'è un po', è un momento transitorio, per cui il cittadino risente di questa contingenza storico-sociale che sta vivendo il paese. Bisogna dare atto che in questo periodo questa contingenza si riverbera negativamente anche sulle istituzioni, nella misura in cui noi siamo contati e quindi spesso non possiamo far fronte a tutte le esigenze del cittadino. Io chiedo ai cittadini non indulgenza, ma chiedo comprensione e chiedo la loro collaborazione. E infine vorrei dire che in maniera forse non per cercare di assolvere ai nostri, chiamiamole mancanze, ma dentro l'uniforme ci sta sempre un uomo. Esatto. E bisogna pensare che l'uniforme non ha delle doti taumaturgiche, per cui spesso non è uno stucco così abbastanza forte da poter, diciamo, riempire le crepe dell'uomo, le mancanze dell'uomo. Ecco. Il collega ha detto siamo in pochi, però mi pare che rientrare in una vecchia polemica. Sì. Noi sì, è vero, siamo in pochi, questo è un dato di fatto, lo vedete, però le nostre forze cerchiamo di mettercele tutte, di riuscire a dare una certa consenso di responsabilità, riusciamo
a produrre dei servizi esterni e cercare di dare un minimo di sicurezza ai cittadini proprio in questo periodo di particolare gravità a livello ecco, lì il nostro compito come stazione, come motovedette, ma poi alla fine siamo noi, è di rassicurare, di rasserenare le persone. E questo, cioè il leitmotiv di questo incontro vuole essere quello di dare un senso di sicurezza e di serenità. Ecco, ma la cosa più bella che sta detta è quello che dietro una divisa c'è un uomo. Sì, assolutamente. Per cui non bisogna comunque essere esigenti, perché il cittadino è il nostro datore di lavoro. Però bisogna anche essere comprensivi e capire a volte, voglio dire, come diceva Seneca, semel in anno licet in senile, per cui magari a volte, magari anche sotto pressione si può avere qualche piccolo comportamento, magari non proprio, non dico consono, ma magari un po' sopra le righe, per cui chiedo ai cittadini maggiore comprensione e maggiore collaborazione per il benessere di tutta Maddalena e di tutto l'arcipelago. Comandante, ne dovreste fare ancora di queste cose? Dipende da quello che ci comandano, noi siamo militari, esecutori di ordini, e quello che ci dicono di fare facciamo, come oggi è stato fatto. Sono degli incontri importanti, cioè non è solo l'incontro e l'approccio col cittadino fermi al posto di blocco, per intenderci, è l'incontro e l'approccio che umano. È umano, esatto, certo.